Era il 20 aprile del 2014, era la mia prima campagna elettorale da sindaco e per la prima volta annunciai alla città che avremmo qui, in questa grande area, abbandonata da Dio e dagli uomini, ricostruito il rapporto tra Bari e il suo mare. Oggi, dopo 9 anni, 11 mesi, 8 giorni, ho mantenuto quell'impegno. Oggi consegniamo i lavori del primo lotto del grande parco di Costa Sud da Pane e Pomodoro a San Giorgio, un grande parco marino lungo 6 km che finalmente ci permetterà di lasciare per sempre alle spalle il degrado che per decenni ha caratterizzato la zona a sud della città. Mi dicevano che era solo una delle tante pagine di un libro dei sogni, invece oggi stiamo scrivendo una pagina di storia della città di Bari. 10 anni di lavoro, un concorso di progettazione, la progettazione, il reperimento delle risorse, il PNRR, 75 milioni di euro, le procedure, le gare, la variante urbanistica, gli espropri, fino ad arrivare all'apertura dei cantieri. Qui ci saranno nuove spiagge, un lungo camminamento da Pane e Pomodoro a San Giorgio con aree verdi, aree per lo sport, piste ciclabili. Nella zona interna invece, dal mare guardando verso Japigia, ci sarà uno spazio per piccole attività economiche, orti sociali, la riqualificazione della lama Valenzano. Abbiamo eliminato tutte le costruzioni presenti dal vecchio piano regolatore sul mare, lungo la costa, lungo la lama, in una zona agricola, oltre la statale 16, è spostato solo la metà di queste volumetrie nelle zone vuote di Japigia. Lì dove oggi ci sono i binari che finalmente si stanno spostando, realizzeremo una nuova strada, una corsia per autobus e per le biciclette. E dove oggi c'è la strada sul lungomare ci sarà posto solo per i pedoni e per i ciclisti. Non ci saranno più divisioni tra Japigia e Madonnella e finalmente ci sarà una sorta di ricucitura di quella ferita fisica e sociale che ha impedito a questa zona della città di svilupparsi. Tra qualche mese non sarò più il sindaco di questa città, ma niente mi terrà lontano da questo posto, anche di nascosto, anche da solo. Io verrò qui periodicamente a controllare che i lavori procedano, perché questo è un impegno che ho preso con la mia città e voglio vederlo portato a termine. Ci accusavano di essere sognatori, ma voi mi conoscete, sono un ingegnere, ho la testa dura e allora mi sono detto, se possiamo sognarlo, possiamo anche farlo.